La canzone che ho scelto è per tutta la vita, dalle cantante Noemi. Noemi è la figlia maggiore di Armando e Stefania. Ha iniziato la sua carriera a 19 mesi in uno spot per Pampers. Noemi andava a scuola, si è laureata all'Università di Roma nel 2005, a ottenuto un Bachelor of Arts in Arti Performative. Nell'autunno del 2008, Noemi ha fatto un provino per il programma televisivo X Factor e è stata selezionata. Noemi ha fatto il dodicesimo episodio e poi è stata eliminata. Noemi è uno dei nuovi talenti italiani poi promettenti degli ultimi 2 o 3 anni. La sua prima canzone popolare è Bricole. La canzone era molto popolare e l'ha fatta famosa. Per tutta la vita è la terza canzone più popolare per Noemi. La canzone è stata scritta nel 2003. È stata scritta da Diego Calvetti e Marco Chiappelli e prodotta da Diego Calvetti. La canzone ha ricevuto molti premi. Il video musicale per tutta la vita è stato diretto da Gaetano Morbioli. La canzone parla di un cattivo rapporto. Una donna sta cantando di come era la sua relazione e di come è finita male. La donna dice che gelosia ha lacrato lei e il suo fidanzato. Dopo molti anni con lui, si sente sola il suo cuore è spezzato. Le cose sono cambiate e lei deve andare avanti. Ho scelto di parlare di questa canzone perché durante l'ascolto ho pensato a Adele, una famosa cantante americana. Amo la musica Adele. Adele canta di amore e dolore e così fa Noemi. Noemi ha anche una bella voce. Mi piaceva ascoltare la melodia e la canzone per tutta la vita. Mentre era triste, era molto bella. Questa canzone fa parte del genere pop. Capisco perché Noemi è popolare e la sua musica è molto popolare e credo che abbia un buon futuro davanti a sé nel mondo della musica.